Proprio qualche giorno fa abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti Obama cimentarsi in un tango, e il tango arriva anche alla Spezia, arriva alla Spezia martedì in un evento organizzato dalla Società dei Concerti. Ecco, di che cosa si tratta e dove potremo vedere questo bellissimo spettacolo? Allora, lo spettacolo si vedrà al Teatro Civico alle ore 20:45 di martedì 29 marzo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bellissimo spettacolo musicale che noi chiamiamo Altri Suoni, perché è un po' diversa dalla musica classica, ma noi ci contaminiamo da tutte le parti, che vedrà sul palcoscenico del Civico ballerini di fama internazionale che saranno attori di questa spettacolare danza che si svilupperà lungo tutto un itinerario dal tradizionale fino al tango nuovo voluto da Piazzolla. Quindi ci sarà un excursus di queste forme bellissime di danza in una fantasmagoria di colori e di costumi che dovrebbe affascinare il pubblico spezzino. Ovviamente non c'è tango senza la musica degli Hyperion, che ovviamente accompagneranno questi ballerini, ma ci saranno anche dei cantanti di fama internazionale. Certo, perché ci sono proprio le tre componenti classiche, cioè la musica, il ballo e le voci. L'Hyperion, a cui è affidato la parte musicale, è un complesso che a cui noi della Società dei Concerti vogliamo molto bene, perché è un po' spezzino. E anzi, voglio ricordare che questo complesso, che ha più di 20 anni di vita, è veramente un insieme di personaggi musicali spezzini molto importanti. Voglio dire, c'è Bruno Fiorentini al flauto, Valerio Giannarelli al violino, Danilo Grandi al contrabbasso, insomma realtà spezzine che sono cresciute con la Società dei Concerti, che ricordo ancora una volta è stato quello che giovedì scorso ha inaugurato a Torino il Torino Tango Festival, quindi vuol dire che è una cosa di grandissimo livello. Quindi appuntamento a martedì, passata la Pasqua, a tutto tango. Esatto, martedì 29 alle ore 20:45 al Teatro Civico.